buongiorno amici. Oggi mercoledì si è aperta finalmente il tratto di strada della complanare di via Pompea di Lucchini, una strada che collegava, che non collegava più Aranova dalla parte inferiore, quindi da via Fraccarole e zona commerciale fino nella parte superiore di Aranova, interrotta per via del cantiere ANAS. Questa strada era fondamentale proprio per il collegamento. La cittadinanza purtroppo per via di questo intervento era costretta ogni giorno a fare 12 km di strada, percorrere 12 km per arrivare nel centro urbano di Aranova. Considerate chi doveva andare la mattina a scuola, ma anche chi doveva andare all'ufficio postale, un po' per tutte le cose. Oggi finalmente, a seguito di molte richieste da parte della cittadinanza che chiedevano subito a gran voce di fare un qualcosa di provvisorio, finalmente oggi si apre questo tratto di strada a senso unico a salire. Questo mio video serve anche per far vedere il percorso che dobbiamo fare, quindi a salire si apre questo tratto di strada, si percorre qui dove c'è l'intervento fino ad entrare dentro alla vecchia, diciamo, vecchia percorrenza di via Pompea di Lucchini. Fino a questo punto che vedete c'è questo New Jersey qui, è senso unico. Da questo punto è a doppio senso per chi deve entrare sia nel consorzio Spadolino sia per le attività commerciali. Quindi, ricapitolando, da Aranova fino a questo tratto si può percorrere avanti e indietro, quindi per andare al supermercato Conad, per capire, e tornare indietro si può fare a doppio senso. Per quanto riguarda, per chi viene da Roma, deve entrare dal bivio di Testa di Lepre, percorrere via Pompea di Lucchini in salita a senso unico ed arrivare fino ad Aranova. Devo dire finalmente, perché finalmente è quello che stanno dicendo i cittadini. Per qualcuno questo era un intervento che non serviva, che era uno spreco di soldi. Ho sempre detto che per me era una priorità assoluta da parte per dare risposta alla cittadinanza. Quindi ringrazio ANAS che si è adoperata e il sindaco che in primis ha raccolto le richieste e si è messo in contatto con ANAS per stabilire subito questo intervento. Buona giornata.